Quella di Aziz Abbes Mujahideen è una storia straordinaria di riscatto e di ambizione. Il pugile italo-marocchino, solo frano di nascita, montorese di adozione, è ad un passo dalla realizzazione del suo sogno, tutto d'oro. Il suo papà arrivò in Italia per completare gli studi in ingegneria, lo fece, ma purtroppo un destino avverso lo ha portato via troppo presto. Aziz è cresciuto con la mamma, Emilia, sempre al suo fianco, e i suoi zii che di fatto gli hanno cambiato la vita. Ieri ha staccato il secondo pass della sua carriera per una finale mondiale di pugilato categoria 92 kg. Nel 2021 conquistò un argento battendo in finale il cubano La Cruz. In Uzbekistan ha superato in semifinale nella categoria più prestigiosa per 5-0 l'armeno Manasyan. L'ultimo a raggiungere questo straordinario traguardo fu 10 anni fa Clemente Russo. Domani per l'oro e $200.000 combatterà contro il russo Gazi Magomedov. Aziz può essere considerato il più grande prospetto del pugilato nazionale. A giugno si giocherà il pass per le Olimpiadi 2024 di Parigi, ma già nel suo palmarès ci sono straordinari trionfi. Ha vinto 2 volte i Giochi del Mediterraneo, il torneo internazionale di Marrakech, è stato vicecampione del mondo e vicecampione europeo. Poliziotto, in forza alle fiamme oro, Aziz aveva cominciato con il karate. Gli zii materni, Gianluigi e Gennaro, che sono adesso con lui in Uzbekistan, lo convinsero a provare i guantoni. Fu amore a prima vista. Junior, youth, elite, da giovane ha vinto praticamente tutto, da adulto punto a fare altrettanto. Al suo fianco c'è un'altra campionessa, Carlotta Paoletti, insieme vivono a Montoro, tutto casa e palestra. Una vita appagante, straordinariamente vincente per un pugile che porterà in alto anche i colori dell'Irpinia.